Paola Maugeri. Ciao a tutti. Ciao Livio. Paola. Grazie ad avermi, grazie ad avermi voluta qui. Benvenuta, benvenuta. Noi abbiamo sgabelli in cartone. Mamma mia, quanti siete. Visto, che bello. Tra l'altro questo è un teatro creato, direi, per la musica. Si fanno concerti e è strano vederlo pieno per un evento di questo tipo. Io trovo meraviglioso che 1500 persone oggi, anziché infilarsi in un centro commerciale o mangiare cibo dozzinale o piantarsi davanti alla televisione, abbiano deciso di essere qui oggi. Quindi davvero wow. Grazie, mi dà fiducia sull'umanità, come si suol dire, no? Allora, avrei tante cose e molte te le chiederò, te le domanderò. Molto volentieri. Vorrei subito chiederti cosa ti ha attirato a parlare, interessarti così tanto dell'argomento della resilienza. Tu vieni dal mondo della televisione, della radio, sei una giornalista musicale, esperta in musica. Perché la resilienza? Perché ad un certo punto mi sono resa conto che... Allora, forse bisogna fare un piccolo passo indietro. Io avevo questo grande sogno di poter frequentare persone particolarmente ispirate. A 10 anni ho sentito Miles Davis che suonava Ascensore per il patibolo e ho detto, mamma mia, ma come fa a suonare una melodia così? Voglio conoscerlo. E per anni quello è stato il mio monito, diceva mia madre, voglio conoscere Miles Davis. E lei diceva, ma che mestiere è conoscere Miles Davis? In effetti. Però questa cosa era molto chiara dentro di me e con una serie di situazioni assolutamente rocambolesche, tanto che Rock e Resilienza, il mio ultimo libro, è diventato uno spettacolo teatrale dove racconto la prima mia storia di resilienza, perché fondamentalmente è stato molto difficile riuscire a fare quello che volevo fare, soprattutto in un paese come l'Italia. Sono arrivata a farlo negli ultimi 25 anni, anche perché giustamente non mi conosce. Ho intervistato più di 1300 artisti, tutte le più grandi rockstar. Allora, ad un certo punto mi sono resa conto che era arrivato il momento, e tutte le mattine conduco questo programma su Virgin Radio dalle 9 alle 11, mentre maneggiavo la materia musicale, ad un certo punto mi sono resa conto che era arrivato il momento di cambiare lo storytelling legato al rock. Perché questo trinomio di sesso, droga e rock and roll, secondo me era diventato assolutamente inutile, desueto, obsoleto, non raccontava più i tempi di oggi. Ecco, per me era arrivato il momento di dare un'altra visione delle cose. Mi sono fermata e mi sono resa conto che tutte queste persone che ho intervistato, da Chris Martin dei Coldplay a Bono degli U2, a Roger Waters dei Pink Floyd, a Laurie Anderson, a Lou Reed, a Pat Metheny, a David Byrne dei Talking Heads, insomma, wow. 1500, cioè, farei fatica adesso a elencarli tutti. Tutti in realtà mi avevano aperto il loro cuore su un aspetto di vulnerabilità e mi avevano parlato di riscatto, di rinascita, di rivincita. Allora mi sono detta, ma forse bisogna cambiare lo storytelling. Allora, adesso io penso profondamente che essere rock è essere qui oggi, aver deciso di migliorare la propria vita. Sì. Essere rock è puntare i piedi nel momento in cui tocchiamo il punto più basso e cercare di risalire. Essere rock è iniziare un percorso di autoeducazione, essere fedele alla donna o all'uomo che si ama, svegliarsi alle 4:30 per cucinare e portare i propri figli a scuola, cercare di essere presenti a se stessi, alla cosa più rock and roll che si possa fare. Wow. In un mondo fondamentalmente che tende tutto a renderci distratti, approssimativi, ciarlieri di cose inutili, e iniziamo a pensare in maniera approssimativa, parliamo in maniera approssimativa, pensiamo in maniera approssimativa, e lo ripeto con coscienza 2 volte. E invece sapere le cose che si dicono, scegliere le parole che si utilizzano, ascoltare la persona che è di fronte, non c'è niente di più rock and roll. Però avevo bisogno di ritornare indietro, Livio, e capire. E allora lì mi sono resa conto che tutti loro mi avevano raccontato delle storie di resilienza. Allora, quando Bono, il leader degli U2, mi racconta che ha perso sua madre a 14 anni e che per anni ha mangiato i cibi preparati che si mettevano sugli aerei perché suo padre e suo fratello lavoravano all'aeroporto e il loro compito era quello di riempire gli aerei con le vaschette del cibo preconfezionato. E quando lui
ha deciso che avrebbe fatto questo mestiere. Suo padre gli ha detto: no, tu non puoi fare questo mestiere, o vieni a lavorare in aeroporto con noi, guarda, ho la pelle d'oca, l'avrò raccontato 3000 volte, o vieni in aeroporto a lavorare con noi oppure ti metti a fare il commesso viaggiatore, che era l'altro lavoro di famiglia. E lui dopo anni si rende conto di fatto che lui ha fatto il commesso viaggiatore, non ha però venduto enciclopedie porta a porta, ma ha venduto canzoni porta a porta. Questa per me è una cosa meravigliosa, è una grandissima storia di resilienza. Quando Lori Anderson, la moglie di Lou Reed, una delle artiste più colte e avanguardiste della storia della musica, lei è newyorkese, quando ero una ragazza, avevo appena cominciato, le ho chiesto: sai, il mio sogno è suonare in una band, ai tempi suonavo il basso, cosa che peraltro ho ripreso adesso a 50 anni e sono super felice, sto ormai suonando in una maniera incredibile, perché non bisogna mai rinunciare ai propri sogni, e non fatevi fottere da questa idea dell'età, della gabbia dell'età, non esiste. Brava. È soltanto un modo per tenerci buoni, disillusi, vittime di un sistema che in realtà non ci rispecchia, ma questa è un'altra storia. E mi ha detto: guarda Paola, in cima c'è posto per tutti, non abdicare mai ai tuoi sogni. Questa è una frase di grandissima resilienza. Quando Roger Waters, il leader dei Pink Floyd, che ha venduto 300 milioni di dischi, potete immaginare cosa sono 300 milioni di dischi? È una quantità incredibile. Dico: Mr. Waters, ma perché lei fa 250 date nel mondo? Perché non se ne sta tranquillo a casa sua negli Hamptons? E lui mi risponde: perché con la mia musica voglio portare le persone a indagare e a investigare il loro senso di empatia, affinché possano comprendere che siamo tutti appartenenti a una grande famiglia, la famiglia umana. Cioè, capisci che allora... E io gli dico: ma lei... E lui mi dice: guardi che io ho iniziato... Cioè, stiamo parlando dei Pink Floyd, e lui mi ha detto... Tutto il mio desiderio di suonare è iniziato quando ho visto mia madre, che insegnava in una piccola scuola della campagna inglese, tornare a casa con i piedi congelati perché non aveva i soldi per comprarsi un paio di stivali di gomma. Io lì avrei deciso che avrei fatto della mia militanza pacifica delle composizioni musicali. Cioè, c'è tutto questo dietro la musica, ma non ce lo racconta nessuno, perché è più facile... metterti davanti a un microfono, raccontare stronzate e approssimative, appunto, sparlare di gente che non si conosce, piuttosto di raccontare quanta bellezza ci può essere nella musica. Come diceva Torquato Tasso, è l'unica forma d'arte attraverso la quale l'anima torna al cielo. Ecco, e quindi ho deciso di fare tutto questo e sono molto felice. Perché mi sembra che... stia portando risultato, ma soprattutto mi sembra che possa incoraggiare le altre persone in una società dove nessuno, nessuno ti insegna a credere nei tuoi sogni. Anzi, è una società profondamente svalutante, delegittimante, lamentosa. E invece no. Mi confermi che anche nel mondo della musica e del rock and roll, che spesso nel sentire comune... ci fa pensare che nasca dalla ribellione, dal dover per forza essere fuori dalla norma, in realtà l'aspetto della sofferenza, l'aspetto del riscatto, certo, è un elemento importante. È fondamentale nella storia di tutti i musicisti. Pensate a una storia come la band dei Def Leppard: il batterista perde un braccio in un incidente, tutti gli altri decidono di aspettarlo, lui impara a suonare con l'altro braccio, si fa costruire una batteria apposita affinché lui possa fare quello e continua a essere una grande band. Pensate a Red Hot Chili Peppers, che è una band dove ne sono successe veramente di tutti i colori, eppure sono ancora uniti, comunque in qualche modo hanno imparato dalla grande sofferenza. Allora Livio, io pratico buddismo dal 97, se c'è una cosa che ho imparato è proprio questa, e cioè c'è un vecchio scritto del 1300 che dice che nessuno può avere una vita senza sofferenza, né i santi né i sovrani, si dice in questo scritto. Dipende cosa ne vogliamo fare di questa sofferenza, se farla diventare un carburante. La parola crisi in giapponese è composta da due ideogrammi, uno significa pericolo ma l'altro significa opportunità. Io da tutte le mie grandi crisi ne sono uscita veramente nuova, e se oggi sono qui è perché non ho mai avuto il culo al caldo e ho voluto veramente credere
ai miei sogni in una società dove di solito le donne che girano con le rockstar o sono le groupie o sono le amanti, ma raramente sono delle persone che invece vogliono capire come funzionano questi esseri umani, soprattutto donna, no? E com'è stata la tua vita all'interno di questo ambiente che in effetti è molto percepito così come hai appena detto? È un ambiente estremamente maschile, però secondo me noi donne dobbiamo imparare a saper dire dei gran no, perché la vera risposta assertiva per me è il no. Infatti vi racconto un piccolo aneddoto che racconto anche nel libro. Io avevo questo sogno di intervistare i Red Hot Chili Peppers. Finalmente vado a intervistare i Red Hot Chili Peppers. Peraltro, aspettate, Red Hot Chili Peppers, conoscete la band, no? Ok. Non avevo dubbi, però... Nel loro momento veramente meraviglioso, stiamo parlando nel 96, erano di una bellezza pazzesca. Io sono entrata in questo camerino del Forum di Assago, mi sono trovata di fronte il cantante con i capelli lunghi fino a qua, bellissimo, a petto nudo, seduto su un divanetto. E accanto a lui c'era Dave Navarro, che in quel momento sostituiva John Frusciante, bellissimo, tutto tatuato, unghie nere, chitarra, anche lui a petto nudo. Io entro, e seguita dal mio cameraman, per iniziare l'intervista, Anthony Kiedis mi guarda e mi dice: ora non ci sono bambini, ci sono bambini qui? No, bambini no. No, va bene, ve lo dico in inglese, che così se ci sono i bambini. Mi guarda e mi dice: are you here for the blowjob? Allora, da premettere che io avevo iniziato a lavorare per Video Music, vi ricordate Video Music, facendo questo provino in maniera assolutamente rocambolesca, e loro mi avevano detto: guardi, abbiamo deciso di prendere lei perché lei è evidentemente mossa da passione, ma la prendiamo ad una sola condizione, che lei né si veda né si senta, perché il suo italiano è assolutamente improbabile e non la consideriamo abbastanza carina per apparire in video, quindi la prendiamo per fare l'intervista in inglese, ma lei non si deve vedere. Quindi questo era stato l'antefatto. Poi, come dire, io ho preso questa occasione per migliorarmi, effettivamente il mio italiano andava, io sono catanese, avevo un accento un po' troppo marcato siciliano, dovevo in qualche modo migliorarmi, ho iniziato i corsi di dizione, mi sono tolta 600 grammi di sopracciglia, insomma sono diventata più carina. Quindi, questo per dire che nel momento in cui sono arrivata da Red Hot Chili Peppers ero diventata molto carina. Quindi loro mi guardano, e io li guardo e in quel momento dico: sentite, di gente che vi vuole fare un blowjob sono pieni gli stadi. Io ho un mese e mezzo che lavoro sulla vostra intervista, fatemela fare e vedrete che sarà il miglior amplesso che voi avete mai avuto nella vostra vita. Ovviamente loro non se l'aspettavano, perché no? Lui mi ha guardato, io mi sono tolta la mia pelliccia, finta naturalmente, mi sono tolta la mia pelliccia, loro si sono seduti e vi giuro che è stata un'intervista meravigliosa, ma c'era questa tensione di sensualità, perché la sensualità non è soltanto fisica, può esserci nelle parole, nel desiderio di voler fare la tua parte, nella tua passione, nel fatto di non voler. Io non intendevo minimamente barattare un'intervista alla quale avevo lavorato un mese e mezzo per un fottutissimo blowjob. La mia intervista valeva di più. E quindi alla fine abbiamo fatto questa intervista meravigliosa e alla fine, come se avessimo consumato un vero amplesso, io ho fumato una delle tre sigarette che ho fumato nella mia vita. Loro mi hanno guardato, ci siamo fumati questa sigaretta insieme, mi sono rimessa la pelliccia e me ne sono andata. Ed è stato meraviglioso, perché dobbiamo anche sviluppare un senso di ironia, ma soprattutto non stare lì a contrattare sulle cose che per noi sono veramente importanti. Certo. Bravo. Certo, poi ci ho pensato. Allora, cioè, quindi ero lì. Ti facevo il blowjob, uscivo e poi che cosa raccontavo 20 anni dopo? Certo. Quando tu mi chiamavi? Anche no, tu anche dici. No, no? Anche no. Quindi, ecco, quando... Soprattutto noi donne, se ci vogliamo muovere in ambienti prettamente maschili,
dobbiamo veramente sviluppare tutte queste armi, perché secondo me loro quella risposta ovviamente non se l'aspettavano, ma neanch'io potevo immaginare che l'avrei detta. Infatti mi sono, come dire, sorpresa, sentivo questa parola uscire di bocca. Però ecco, credo che secondo me dei gran no detti con ironia, ma soprattutto dette con forza emotiva, credo che sia troppo importante, perché a noi donne insegnano sempre a dover dire sì, perché noi siamo orizzontali, il femminile è orizzontale, il maschile è verticale. Quindi in questa orizzontalità si presuppone che noi dobbiamo abbracciare tutto e tutti. Non è così, non è assolutamente così, e dobbiamo veramente essere noi le prime a sentire che quel sì o quel no sono detti veramente con il cuore. Certo. E allora lì secondo me si può fare la differenza. Certo, certo. Grazie. Paola, qual è la storia? Da cosa tu racconti, da cosa si evince anche dal libro, le tue interviste non sono semplici interviste, lasciami dire, tra virgolette, ma cerchi di entrare in empatia e di andare a cogliere anche gli aspetti non solo rock and roll, ma umane, no? Delle persone. Certo. Qual è stata la storia che ti ha colpito in termini di resilienza di più a livello emozionale, a livello emotivo? Ma guarda, non è un caso che io ti abbia citato Bono, perché quella secondo me è stata un'intervista che mi ha molto colpito. Peraltro lì è successa una cosa molto particolare, perché io ero facevo l'ultima intervista di una settimana che gli U2 avevano dedicato alle interviste da tutto il mondo, e ai tempi lavoravo per MTV, la mia produttrice che mi accompagnava mi disse: ah, che sfiga, c'era una lista di giornalisti provenienti da Taiwan piuttosto che da Milano. Mi disse: sei l'ultima dell'ultimo giorno, quindi vedrai che non avranno voglia di parlare, siamo proprio sfigati. Ora, se c'è qualcosa, quando io la gente parla così, detesto questa cosa, perché proprio quello che apparentemente può sembrare sfiga diventa un vantaggio. Io invece dentro di me mi sono detta: no, è proprio perché sono l'ultima, probabilmente saranno stanche e vorranno andare a cena, perché poi si sforano anche qui, certo, con i tempi, però magari hanno anche voglia di lasciarsi andare. Mi sono talmente concentrata su questa cosa, ho fatto così tanta meditazione prima dell'intervista, che quando sono arrivata lì ero veramente in grazia di Dio. Infatti ad un certo punto è successo che mentre facevamo l'intervista stavo parlando di sezione ritmica, quindi peraltro con Larry Mullen Jr. e Adam Clayton, Bono iniziato a guardarmi, e io sentivo che mi stava guardando. Sono stata cresciuta con un padre che diceva che noi abbiamo due orecchie ed una bocca, quindi dovremmo ascoltare il doppio di quanto parliamo. E quindi mentre ascoltavo con l'altro orecchio in realtà gli altri componenti, ho iniziato a trasformarmi in una sorta di orecchio gigante, perché tu ben mi insegni che la qualità di una conversazione parte da chi ascolta. Certo. A un certo punto lui mi ha guardato e mi ha detto, si è creato un silenzio pazzesco, lui mi ha guardato e mi ha detto: sento che di te mi posso fidare. Cioè, come se adesso stessimo parlando di questo, a un certo punto, come dire, si va fuori dal seminato. E lì mi ricordo che il tipo che teneva, sapete, il microfono con il pellicciotto, cioè proprio ha avuto un momento di sussulto, cioè tutti gli assistenti degli U2 si sono stretti attorno a Bono e gli altri componenti hanno iniziato a guardarlo come per dire: apriti. E lui dice: mi hai detto che sei siciliana, vero? Dico: sì, sono siciliana. E lui mi ha detto: io invidio molto voi siciliani, perché quando vi muore qualcuno che amate potete mettere la fascia nera al braccio, il bottone nero, o voi donne vi potete vestire di nero proprio per mostrare il vostro dolore. Ma noi qui non c'è consentito. Quando è morta mia madre, come raccontavo prima, avevo 14 anni, all'indomani del funerale non se ne è mai più parlato. La stessa cosa è successa 6 mesi fa quando è morto mio padre, se non che un giorno mi sono trovato per strada a piangere. Piangere, piangere. Cioè lui mi diceva queste testuali parole, peraltro un'intervista che trovate su YouTube, un'intervista super cliccata, quindi se volete poi potete andarvela a vedere. Io, credimi Livio, sono rimasta di sasso, perché ho detto: oddio, qui sta succedendo qualcosa. E lui, però, ho continuato a guardarlo e mostrare tutta la mia empatia con lo sguardo e con le orecchie, proprio questo ascolto empatico reale. E lui mi ha detto: tu mi capisci, vero? A quel punto, di fronte ad una manifestazione della propria vulnerabilità, stiamo parlando comunque di una delle più grandi rockstar al mondo, perché deve raccontarti una cosa del genere? Evidentemente ha bisogno di condividerlo. Io ho sollevato la manica della mia giacca e qui ho il nome di mia madre che ho tatuato dopo che lei è venuta a mancare. Gli ho detto: guarda, io capisco cosa vuoi dire, perché appunto ho fatto questo tatuaggio, ogni volta che lo tocco la sento veramente vicino. In quel momento è successo quello che non si poteva neanche pianificare. Lui si è alzato
è venuto verso di me, si è inginocchiato e ha baciato il tatuaggio di mia madre. E ha cominciato a dire, si è alzato e ha cominciato a dire, mia madre si chiamava Rosita, e lui ha iniziato a dire, Rosita's child, you are Rosita's child. Preso da una tenerezza, il sentire il nome di mia madre, c'è cioè una cosa così personale, detto in una stanza da Bono, è stato un momento pazzesco. Ci siamo guardati e ci siamo abbracciati. Lì che cosa è successo? E soprattutto che grande lezione mi è stata servita su un piatto d'argento da uno dei più grandi messaggeri che il rock abbia avuto nella sua storia. Che indipendentemente da sesso, razza, religione, provenienza, noi soffriamo tutti per le stesse cose. Puoi avere una villa con la piscina, puoi usare un aereo privato per andare da una città all'altra, ma questo non cambierà mai la qualità e in qualche modo la sofferenza non può cambiare, perché la sofferenza gli esseri umani la provano uguale, indipendentemente da tutto quello che li circonda, perché di fronte alla sofferenza, ed è questa la grande lezione che mi ha insegnato, di fronte alla sofferenza siamo tutti uguali, ma soprattutto di fronte alla sofferenza siamo tutti nudi, esattamente come veniamo al mondo, nudi. Corretto. E quindi non c'è status sociale, non c'è conto in banca, non c'è casa che tenga, tutto il resto sono sovrastrutture. Allora da lì ho capito che la mia carriera doveva prendere un altro corso, e che davvero stava succedendo qualcosa, e questo qualcosa me ne rendo conto che adesso, cioè nel senso, cosa ti muove adesso? Libro. Qual è il tuo, se prima era conoscere, intervistare, prendere, probabilmente anche prendere informazioni dal mondo, certo, da quel mondo che ti ha tanto affascinato, ora qual è il tuo scopo principale? Cosa intendi fare con il libro, anche la tua trasmissione, no? Paolo is Virgin, ogni mattina, cosa vuoi fare con la musica o con quello? Questa è una domanda bellissima, però ho anche una risposta che sento molto. Io voglio condividere, perché se c'è una cosa che ho imparato è che nessuno ci insegna a gestire le nostre emozioni. Nessuno. Siamo incastrati in questa costante performance da criceto sulla ruota, dove nessuno ti permette di essere veramente chi sei. E se c'è una cosa che ho imparato è che la dimostrazione della propria vulnerabilità in realtà è una dimostrazione di grandissima forza. Allora, siccome sento un immenso debito di gratitudine nei confronti di queste persone, io adesso voglio restituire questa cosa, perché è l'unica cosa che mi interessa. Sono mossa da un'estrema gratitudine. Tu non puoi capire cosa significa per me oggi essere qui e raccontare queste storie che in qualche modo mi appartengono, perché hanno costruito l'impalcatura della mia vita, ma in realtà non sono mie, ma sono anche mie, perché siamo tutti interconnessi. E poter portare questo e vedere una persona che si può commuovere, una persona che si può sentire toccata da queste parole, cioè mi fa capire il grande privilegio che ognuno di noi ha. Dipende cosa condividiamo. Ecco, io voglio condividere questo perché credo profondamente che noi abbiamo un solo diritto: provare ad essere felici, che è l'atto più rivoluzionario che noi possiamo compiere. Davvero, ci dobbiamo assolutamente provare. È la cosa più rock and roll che esista. Provare ad essere felici è veramente l'unico dovere che abbiamo. E invece siamo costantemente in questa atmosfera di tragedia, di dramma, di paura, di vittimismo, di delegittimazione, di svalutazione. Ma è terrificante. Io mi tiro fuori da questo sistema. Volesse dire andarmene a vivere in India e chiedere una scodella di riso ogni 3 ore per poter mangiare, ma questo sistema, come dire, non mi avrà, se questi sono i suoi paradigmi, perché secondo me ognuno di noi deve avere assolutamente, deve provarci, veramente. John Lennon diceva give peace a chance. Io veramente dico tutti i giorni give happiness a chance. Veramente, è troppo importante, ma anche perché lo insegniamo ai nostri figli. Io per esempio sento, mi dici quando devo smettere? Vai tranquilla. Ho finito già. Guarda, no, abbiamo ancora 5 minuti.
Sento molto questa cosa di genitorialità sociale. Sei l'intervista più facile della storia. Perché basta dire ciao Paola. È meglio di così. Non... Basta, non dico più niente. Vai. Vai. No, dicevo semplicemente che sento molto questa cosa della genitorialità sociale. Mm. Io ho un figlio solo, ma appunto anche, ripeto, le parole che tutte le mattine scelgo in radio, che non siano mai dozzinali o scabrose, perché comunque magari ci sono delle persone che stanno portando dei bambini. Ma quando la gente mi dice, ah, ma io mio figlio vorrei che lui fosse felice, la prima domanda è, ma lei ha provato ad essere felice? Cioè i nostri figli non crescono con le parole, crescono con l'esempio. Allora, se non volete provarci per voi, almeno provateci per loro. Volevo finire. Grazie mille. Grazie. Wow. Giusto. È giusto. Aspettate, voglio farvi una story perché siete troppo belli, vaffanculo, va bene. Andrà questo telefono, ce la farà? Non lo so. Restate là, vi prego. Che qualcuno mi presti un telefono, non va. Prestami il tuo. Dimmi, ce la faremo? Vai. Vuoi fare la foto? Non ce l'ho. Sì, adesso sì. Siete meravigliosi, grazie di cuore, davvero. Che bello! Livio, vieni qua. No, si deve girare. Vabbè, lo facciamo dopo, va bene, sono negata. Va bene, va bene. Allora, abbiamo ancora 3 minuti, approfittiamone, non mandiamola via. Stai qui. Livio, vedi che sta succedendo quello che ti chiedevo? Una domanda, sì, certo, possiamo abbiamo un microfono volante, abbiamo qualche minuto. E poi, scusa, voglio dirti una cosa. Chi ha parlato prima di me ha sforato di 5, quindi se ci sono delle domande... Vai. Possiamo avere delle domande? Vai, Ho capito. Va bene? Vai. Innanzitutto, no, 10 no. Grazie mille. Grazie. Non ti conoscevo, sei una grande. Grazie. Scusami se te lo dico, ma è così. Figurati, mica hai sono... Hai detto che davanti alla sofferenza siamo tutti uguali. E davanti alla felicità? È vero. Possiamo essere tutti uguali anche davanti alla felicità? Possiamo essere felici anche noi, come quelli grandi che vendono 300 milioni di dischi e che arrivano a vendere miliardi di telefonini? È uguale, possiamo essere così felici anche noi, secondo te? Come ti chiami tu? Stefano. Stefano, è bella questa domanda, vero Livio? La sofferenza, in qualche modo, il vittimismo ci viene insegnato, quindi ce l'abbiamo nel nostro DNA. Io sogno di scrivere un libro, e non so, forse ci metterò 10 anni, che si intitoli Educazione alla felicità, perché nessuno ce l'insegna, quindi sono del parere che ognuno deve imparare ad essere... felice a modo proprio, con i propri standard, anche perché questi standard di costante prestazione che ci vengono inflitti, se vuoi, e non uso a caso la parola inflitti, in realtà è soltanto un marketing becero, cioè pensare per esempio noi donne che possiamo essere felici soltanto se trasformiamo il nostro aspetto, se ci tingiamo i capelli di un colore che non è veramente il nostro, o se siamo sempre così con questo fare, se vuoi, non troppo di carattere. Ecco, per me questa è una follia e ci sono 1000 esempi. Quindi secondo me, Stefano, ognuno deve trovare il proprio senso della felicità e basta viaggiare in luoghi remoti del mondo per renderti conto che questa idea di felicità che ci vendono è assolutamente caduca, fragile, inutile, perché è un'idea di felicità che è legata alle cose e non veramente all'essere. Guarda, io se qualcuno mi dicesse c'è una frase che avresti voluto scrivere tu e che non hai scritto, ce n'è una di Chuck Palahniuk, questo scrittore americano, che dice
compriamo cose di cui non abbiamo bisogno, con soldi che non abbiamo, per piacere a persone che non ci interessano. Io la trovo di una bellezza senza pari, perché quello è il senso di felicità che ci vogliono dare. Ma se io non riesco a far sì che io possa continuare a parlare con questo senso di gratitudine, io mollo il mio editore, mollo il mio programma, e siccome io vivo del mio lavoro e non ho altre risorse, piuttosto cambio il mio standard di vita e vado in un posto dove non ho bisogno di tot mille euro al mese. Ci sono luoghi nel mondo meravigliosi dove incontri giraffe, elefanti, scimmie, la natura e le palme, dove con 300 euro al mese è una casa di 300 metri quadrati. Allora sono io che devo cambiare il mio approccio, o veramente posso guardarmi intorno e trovare un luogo dove essere felice in un altro modo? C'è il senso di felicità che ognuno di noi, secondo me, deve trovare, perché quello che ci vendono è una roba di un marketing, di un becero. Figuratevi che vado in giro con una macchina del 92. Ieri in Piazza della Repubblica mi fermo, valutata a 200 euro. Mi fermano i vigili. Sto vigile tracagnotto, simpatico, avrà avuto 65 anni, mi fa: signora, ma lei va in giro ancora con questa macchina? Era siciliano come me. Io lo guardo e gli dico: mi scusi, ma i suoi genitori la macchina la cambiavano quando era distrutta? Dice: ha ragione anche lei. Gli ho detto: allora io non ci sto a questa obsolescenza forzata, costante, di dover comprare cose di cui in realtà io non ho bisogno. La gente si indebita, ha televisioni di 4 metri e un libro in casa. Ma Cristo, buttate quel cazzo di televisione e compratevi una libreria. I libri costano un euro. Allora qual è il senso di felicità? Io non ho televisione in casa. Allora il prossimo programma che fai in radio deve intitolarsi Paola for President. No, chi vota? Chi vota? Ho un minuto e poi me ne devo andare. Ancora pesce, una domanda, mi guarda. Dai. Pesce. Lui di queste cose qua le dice anche lui. Comprare cose con me, verissimo. Ah, ma è vero. Già. C'è qualcuno ancora una domanda? Abbiamo tempo ancora per lì, una domanda, sì. Una vai. Ragazza. Allora Paola, io volevo chiederti una cosa. Oggi sembri una donna estremamente forte, quasi invincibile. Volevo sapere se nella tua vita c'è mai stato un momento in cui ti sei sentita un po' come l'araba fenice nelle ceneri, ovvero ti sei sentita fragile, debole e hai detto: non so se ce la faccio. E in quel momento come sei riuscita a venirne fuori e reagire? Va bene, allora siccome ho parlato di Bono che aveva la forza di mostrare la sua vulnerabilità, adesso non posso non essere a quel livello. È stato quando il padre di mio figlio è andato via, e mio figlio aveva un anno, e all'indomani del compleanno di mio figlio lui ha fatto le valigie e è andato via. E io nel giro di probabilmente 3 mesi sono arrivata a pesare 40 kg, ne peso adesso 56. Ed è stato il momento di maggiore sofferenza della mia vita, perché c'erano troppe cose che stavano succedendo. Questa maternità era stata molto desiderata, ma la gestione di un bambino da sola, è, come dire, mi sono veramente stato il punto più basso della mia esistenza. Ma lì ho capito, e infatti sono molto grata al padre di mio figlio, perché lo chiamo il mio allenatore emotivo, gli ho dato questo nome, che lui mi stava proponendo un dolore che in realtà era un dolore antico, e quindi era necessario un percorso di autoeducazione. Perché gli eventi che succedono nella nostra vita, come dicono i buddhisti, sono neutri. C'è questa metafora molto bella nel buddismo che si dice che c'è dell'acqua dentro un bicchiere e l'opponente, chi tu dici che ti fa soffrire, è come un cucchiaino. Se tu giri il cucchiaino e l'acqua è pulita, non succede niente. Ma se tu giri il cucchiaino e viene su il sedimento, vuol dire che quello è un problema tuo. Quindi io dovevo assolutamente rivedere il mio senso dell'abbandono. Dovevo profondamente lavorare sulla mia autostima, perché nessuno, quindi veramente se c'è una frase sola che vorrei che voi vi ricordaste oggi di questo mio intervento è una, ed è quella che vi sto per dire: gli altri
Le situazioni, le circostanze, i luoghi non sono mai responsabili per come noi ci sentiamo. Noi siamo gli unici responsabili della nostra vita. Quell'uomo era giunto nella mia vita perché io lo avevo scelto e avevo evidentemente una questione karmica da rivedere con lui. Inutile dirvi che adesso abbiamo un rapporto meraviglioso, nostro figlio è meraviglioso, ma io avevo cose che non volevo vedere. Quindi tutti i momenti di crisi servono affinché si possa fare chiarezza sulla propria vita e soprattutto capire chi volete essere indipendentemente dai modelli che vi sono stati inculcati nella vostra famiglia. Io avevo sempre questa sensazione di essere come quei bei paio di jeans che tu compri, ma in realtà da qualche parte c'era un buchino, non erano mai veramente perfetti. Fino a scoprire che anche questa idea di perfezione è un'altra allucinazione collettiva che ci viene inculcata da quando siamo bambini. Esattamente come il principe azzurro, la famiglia perfetta, il lavoro perfetto, tutte stronzate per renderci deboli e profondamente insicuri. Allora lì mi sono resa conto che io dovevo diventare come quei meravigliosi oggetti giapponesi del Kintsugi. Ed era proprio in quel buco lì che sentivo, in quelle crepe, in quelle ferite, che avrei messo dell'oro zecchino, perché quelle ferite oggi mi permettono di avere questo senso di empatia al quale lavoro tutti i giorni e di parlare davanti a una platea di sconosciuti dove fondamentalmente da adesso non siamo più sconosciuti. Grazie.